Allora, eccoci pronti, siamo arrivati adesso con la cabinovia Klausberg. Giù in fondo vedete ci sono i giochi d'acqua, casomai ci andiamo dopo, e c'è la pista del Fliesberg che va in alto con tante curve, è una sorta di montagne russe in mezzo al bosco, bellissimo. Giù si vedono i ghiacciai, sta arrivando tanta gente. E tanti verranno insieme su al laghetto, insieme a noi, sempre se ci arriviamo, eh? Piano piano ce la faremo anche noi. A dopo. Ragazzi, proviamo a fare questa piccola escursione sul Klausi. Ghiacciai sempre più esigui. Guardate quanta gente viene su. Facciamo una sosta a questa malga. Ci dissediamo. Questo è bello, questo ghiacciaio. Piccola sosta. Tommy, non volevi fermarti tu, vero? Ma adesso ripartiamo, ci prendiamo qualcosa. Bella. Carina. Questa è la Brugger Alma. Molto carina. Quanta gente viene su, noi ci siamo fermati un attimo. Bellissimi questi ghiacciai, questi sono tutti 3000 metri, nella catena del Zillertal. Vediamo, adesso dobbiamo riprendere il cammino. Io devo andare ancora lassù, il laghetto sta su, qui ci sono i monti rocciosi dove finisce la vegetazione. Piano ce la faremo anche noi. Ci vediamo dopo. Sì, andiamo. Manca il fiato. Sempre indietro rimani, eh? Arrivo. Coraggio, un altro 3 quarti d'ora, un'ora massimo, siamo in cima, ai 2200, ai 2160 metri.
laghetto Klausberg. Allora, si è riscoperta la valle giù da dove veniamo. Scusatemi il fiatone. Sì, c'è ancora un pezzetto perché il lago sta proprio sotto a quelle rocce in alto, a quel monte. Bravo! Sto girando il video. Ragazzi, ancora non arriviamo. Sono stata due volte, ma ogni volta non mi ricordo questa fatica. Saranno gli anni. Sto lassù, ultimo pezzo. Dai. Daniela, riposati un pochino. Siamo arrivati, ecco là sopra. L'ultimo tratto. Tommaso già sta su, Tommaso sta già su, ho visto il cappellino, coraggio. Bravo Tommaso! Una martora, no, una nottola! Arrivati, è tardissimo, 13:30. Vai Daniela, che siamo arrivati. Ci abbiamo il cuore in gola. Ultimo tratto. Beh, direi che il mio cuore è in ottima salute, si è resistito così bene. Allora, eccoci. Oh, finalmente. Tommy. Ma dove sei passato? Daniela, guarda Tommaso, ha sbagliato sentiero. Aiutalo. Andiamo giù. Bellissimo. C'è un po' di gente. Thank you.
Tommy. Ed ecco le trote nel laghetto. La gente gli dirà qualcosa da mangiare. Eccole acque cristalline. Gente. Ok, possiamo scendere. Si torna. Ok, in cammino per tornare giù. Rotule? Ma scendi, anda su, sei andato benissimo. Come sempre, anda giù che si Belle le scontra. montagne, adesso si sono scoperte tutte. Guarda, guarda Tommaso già dove è arrivato. Dobbiamo Ottimo. arrivare laggiù, però ci fermiamo a mangiare prima. Che Non riesco neanche a vedere la fine addosso. belle, mamma mia. Questo sì che è un paradiso, veramente. Vedi che ha fatto la neve Bellissimo, fresca sì. ieri, eh? Sì. Stanotte. Ok. Bello, bello. Ah, le viste sopra? Sì, sono Come fa? Lo si mangia marmotte. così? Sì, Ecco, mi ecco. hai messo a girare perché le cose senti a Sto sbeccare. facendo una cosa così sui Mi hai messo a story. girare perché No, il sono. mio per story su cose Dici. marmotte. Guarda che io le ho. Sosta perché dobbiamo ancora mangiare. Che bella erbetta fresca! C'ha l'anello al naso. Hanno messo l'anellino? Ah, questa si chiama Greta. Ciao Greta! C'è il nome sull'orecchio, vedete? Greta. Tutte le mucche qui hanno i loro nomi. Ciao! Oh, vabbè. Stiamo scendendo, manca ancora un pezzetto, siamo quasi arrivati per scendere. Lì ci sono le montagne russe dove è andata Daniela e Tommaso. Come si chiama? Non mi ricordo, poi ve lo dico. Flisberg, che va dentro il bosco e poi scende a velocità nelle curve. Adesso vi faccio sentire gli Senti, ma ci urli. arriva niente. Si va su dentro il bosco. E poi si scende.
Sì, questa che ride è Daniela, sicuro. Eccoli. Sono loro? Questo percorso metteva 2 ore e mezza, ma noi naturalmente ci abbiamo messo più del doppio con le dovute soste alle malghe perché non se ne può fare a meno. Bene, chiudo qua il video. Ciao amici.